abbiamo presentato un'interrogazione all'assessora Saccardi rispetto alle nomine dei direttori di unità operativa all'interno delle aziende sanitarie. Abbiamo avuto notizia dalla stampa in questi giorni che a Careggi esiste una competizione per nominare il futuro direttore della struttura di ostetricia e ginecologia. La cosa che preoccupa molto è il fatto che sembra che dietro la nomina si sia mossa in maniera molto specifica la politica, in particolare un vecchio primario che non è più presente nella struttura da più di 5 anni, essendo pensionato, pare che faccia contare la sua amicizia con il ministro Lorenzin e con Matteo Renzi per nominare un suo vecchio delfino. È una cosa inaccettabile se messa in questi termini e se fosse verificata. È preoccupante che l'assessore in qualche modo si defili rispetto al metodo di nomina, mentre ha ragione quando dice non voglio entrare in merito alle nomine da un punto di vista tecnico, ma è sbagliato quando non vuole intervenire sugli aspetti metodologici. La metodologia che dobbiamo seguire è quella della competenza professionale e quindi quella della meritocrazia, non quella delle nomine politiche.